buon pomeriggio. Grazie a voi, buonasera. Bene, dicevamo che noi ci stiamo occupando molto di questa vicenda, ma in particolare sul rischio anche cadute per chi va sulle due ruote, in bici, di questo allarme guano e di questa mancanza di fondi, insomma, certamente impedisce insomma la possibilità per tutti coloro che vanno in bici, soprattutto le parti del Lungotevere in particolare. Sì, il tratto principale è quello che va da Ponte Sisto a Ponte Garibaldi, esatto, dove è presente questa problematica, e anche verso un po' verso San Pietro, però la parte principale è quella dove, se non si interviene come si faceva in passato con degli apparecchi che riproducevano il grido di un falco, di un uccello predatore, per far scappare gli storni, si crea un tappetino di guano scivoloso e anche igienicamente poco diciamo pericoloso, ecco. E purtroppo sembrerebbe che non ci siano questi fondi che invece in passato erano stati diciamo destinati proprio a questa operazione. Sì, si occupava la Lipo, poi, no? Noi abbiamo letto anche dell'onorevole Cirinnà che diceva che giustamente concordiamo con lei che questa non è una cosa straordinaria, ma è una cosa che ogni anno si ripete, e quindi questi fondi ci sarebbero dovuti essere come una diciamo programmazione ordinaria piuttosto che come evento straordinario. Sì, infatti ormai si sa, lo sappiamo, è un classico, insomma, che conosce la zona sa perfettamente, ogni anno si ripete questo problema, quindi infatti ha ricordato quello che ha dichiarato la senatrice del PD Monica Cirinnà, dice non ci sono fondi, lei ha detto male, molto male, perché spostare gli storni verso altri luoghi è un servizio inderogabile per i cittadini ed è un modo per rendere le strade sicure, perché ho ricordato che non è che le problematiche interessano soltanto chi va in motorino o in bicicletta, ma le persone anziane, ma anche i giovani, tranquillamente, cioè si scivola, c'è poco da fare, per chi passa da quelle parti, ecco, deve camminare con attenzione, perché c'è il rischio veramente di slogature, frattura addirittura, perché insomma purtroppo l'anziano che cade ovviamente può l'anziano che cade dei danni non indifferenti, infatti soprattutto per loro va fatta questa operazione, e poi per tutti gli altri, dai ciclisti, motociclisti, automobilisti, perché anche diciamo che poi sappiamo che anche insomma è abbastanza corrosivo pure per le auto, insomma, così come è pericoloso per i ciclisti, per i motociclisti che possono scivolare anche loro su magari vicino alle rotaie piuttosto che sulla strada. Normalmente si crea questo tappeto proprio scivolosissimo, è un pericolo molto alto. Volevamo parlare, oltre a questo che è un problema serissimo, importante, che va affrontato, perché appunto ha citato la Cirinnà, ha detto giustamente che arrivano a Roma 4 milioni di storni, quindi siamo abituati purtroppo a questo. Sono anche belli da vedere, no? E sono splendidi, per carità, sono anche belli nel cielo vedere, sì, tutte le coreografie che fanno, esatto, insomma, esatto. Però oltre questo poi insomma c'è bisogno di un'operazione che ci salvaguardi dall'altro punto di vista meno piacevole. Ecco, ritornando al tema invece che interessa, ecco, in particolar modo i ciclisti, volevo però anche tornare alla questione della sparizione della pista ciclabile all'Auditorium a causa appunto come sapete della festa del cinema. Questa è un'altra stranezza. non la sola purtroppo, ma è anche questa è una cosa ricorrente che noi più volte come Bici Roma abbiamo segnalato, denunciato, abbiamo avuto anche qualche rassicurazione da parte del municipio che avevamo incontrato prima dell'estate, quello nuovo già insediatosi, su provvedimenti che avrebbero dovuto tutelare questa pista ciclabile. Per il Film Festival sembra che questi provvedimenti non ci siano stati, perché la pista è nuovamente scomparsa sotto le infrastrutture dedicate alla manifestazione del cinema. Ci auguriamo che in futuro però almeno sulle altre manifestazioni minori, sull'occupazione dovuta ad altre cose minori, questo possa invece non accadere, la pista sia salvaguardata, evitando di far mettere qualsiasi tipo di infrastruttura proprio sul percorso ciclabile. Anche perché insomma diamo anche la possibilità ai ciclisti di potersi spostare, già sappiamo che per quanto riguarda le piste ciclabili qui a Roma siamo piuttosto deficitari. Sì, messi abbastanza male, siamo in attesa di vedere attuato il piano quadro della ciclabilità che ne prevede 1000 chilometri di percorsi ciclabili, però ad oggi abbiamo quelle 4-5 direttrici principali e poco altro, e questo è un problema soprattutto anche di sicurezza, perché vediamo che le persone che decidono di spostarsi in bici sono sempre di più,
e vediamo come anche in proporzione aumentano le bici a pedalata assistita, che noi pensiamo aumenteranno tantissimo insieme alle bici pieghevoli per discorsi di mobilità vera e propria e non più tanto di sport o di passeggiata domenicale, però come discorso di mobilità pieghevoli e bici a pedalata assistita stanno riscontrando un boom di vendite. È vero, che è vero. Però deve dare poi una conseguente e migliorata sicurezza con la creazione delle infrastrutture e dei servizi. Anche perché io non so, anche sicuramente lei l'avrà visto più volte circolare sulle strade molti ciclisti a rischio e pericolo anche per la loro incolumità, perché insomma appunto vista la mancanza di piste ciclabili come si dovrebbe nella nostra città, spesso purtroppo incorrono in incidenti. Certo, ecco, noi anche un nostro iscritto recentemente su Viale Marconi è stato investito non questa domenica, quella precedente, e ha riportato, è dovuto stare in osservazione 24 ore, per fortuna poi alla fine niente di grave se non escoriazioni e qualche ematoma, però intanto ha corso un bel rischio e lui non faceva nient'altro che quello che doveva fare, cioè spostarsi da una corsia all'altra per poter fare raggiungere un semaforo e fare un'inversione. Purtroppo è arrivato un motociclista che non l'ha visto oppure andava veloce e l'ha investito. E quindi c'è bisogno proprio di creare infrastrutture invece che diano percorsi, diciamo, certo, sicuri e evitino queste situazioni. Per concludere, a questo proposito raccomandiamo prudenza ai ciclisti, perché purtroppo io ho avuto modo di vedere diversi ciclisti che insomma non rispettano il codice della strada. Sì, c'è molti bisogno soprattutto poi di essere visibili, quindi noi vogliamo lanciare un appello anche grazie a voi, a tutti quelli che si spostano in bicicletta, di avere le luci e soprattutto i catarifrangenti proprio per poi incolumità. Ma sì, perché... E poi ovviamente anche automobilisti e motociclisti chiedere maggiore attenzione nel rispetto magari della velocità. Questo è scontato, ecco, deve essere reciproca la cosa, perché altrimenti passa un messaggio sbagliato, quindi è fondamentale da parte di tutti, sia automobilisti che ciclisti, di rispettare il codice della strada, quindi di non passare intanto con il semaforo rosso. Soprattutto però c'è bisogno di un'amministrazione che dia quei segnali positivi in favore della mobilità ciclistica e sostenibile, che sono appunto l'attuazione del piano quadro e quindi la realizzazione dei percorsi ciclabili sicuri. Ah, questo sì. Questa naturalmente per noi è la priorità. Assolutamente. Bene, grazie. Fausto Bonafaccia, ci aggiorniamo. Grazie per essere stato con noi. Ringraziamo Fausto Bonafaccia, fondatore, ricordiamo, e presidente di Bici Roma, che è stato in diretta qui su Radio Roma Capitale.